I Paesi Bassi tornano alle urne per scegliere un nuovo governo. Si tratta di elezioni anticipate dopo la caduta del governo liberale conservatore di Mark Rutte all'inizio di luglio a causa del fallimento del piano per i rifugiati. Le elezioni dovrebbero essere equilibrate, con quattro grandi partiti che apriranno la prospettiva di una nuova coalizione. Il successore del premier ad interim, Yesilk Shos, ha il difficile compito di mantenere al potere il Partito per la Libertà e la Democrazia, ma secondo un recente sondaggio d'opinione è alla pari coi suoi principali rivali. Secondo questa stima, il Partito Nazionalista della Libertà di Geert Wilders aveva uno scarso vantaggio di qualche decimo di punto percentuale. Intorno al 17% si trova anche la coalizione di centro-sinistra che riunisce Verdi e Partito Laburista dell'ex vicepresidente della Commissione europea Timmermans. E poi c'è la sorpresa rappresentata dal neonato Partito Cristiano Democratico Nuovo Contratto Sociale, che potrebbe raggiungere il 14% e dare a Peter Omtzigt, il suo leader, un ruolo decisivo per il futuro governo. Con l'immigrazione, l'inflazione e la battaglia sul clima che dominano i dibattiti, la grande domanda sarà se l'esecutivo includerà la sinistra e rimarrà vicino all'Unione Europea oppure si sposterà verso l'estrema destra e prenderà le distanze da Bruxelles. In gioco ci sono 150 seggi parlamentari. Agli elettori l'ardua sentenza.